e a cultura milanese. Tullio, parole tue. Grazie. Diciamo che questo è un incontro propedeutico. Grazie a tutti i personaggi, gli amici datati della Cacina all'interno e anche a quegli amici personali che sono venuti anche dal Consiglio Comunale. Un incontro propedeutico perché era nato come chiacchierata sui laghi. Poi invece Gianni mi ha dato l'input per allargarlo. E ora partiamo da lontano, perché Milano, si può dire che Milano è nata nell'acqua, cresciuta sull'acqua e ha violentato l'acqua. Questa è la verità. L'origine si perde nella notte dei tempi. Mi hanno parlato e scritto tantissime persone e tanto perché si sappia che non è tutta farina del mio sacco, io posso aver sintetizzato qualcosa, ma tutto quello che vi racconterò nasce da considerazioni su scritti di importanti personaggi. Paolo Comi, che era un sacerdote, Enrico Lombardi, Antonio Stoppani, altro sacerdote, che hanno scritto non solo di Milano ma dell'acqua a Milano. Alessandro Visconti, che è stato un monumento quando ha scritto la storia di Milano, ha dedicato molto spazio ai temi dell'acqua. Se volete anche l'enciclopedia Treccani e coloro che hanno collaborato a parlare di questo. Poi tecnici e ingegneri che hanno curato l'escavazione di canali, prima ancora dei navigli, e poi a seguire. Tra l'altro la cascina all'interno, come avrete sicuramente saputo, c'è anche un pannello che lo ricorda, è del XII secolo, cioè 1154, anni in cui si scavò, ci furono i primi scavi del Medio Grande. Ma proseguo con i personaggi Bruschetti, Lombardini, D'Aveni, Confalonieri, Passera, Leonardo da Vinci. E qui devo dire qualcosa con amarezza, ma insomma un altro che voglio citare è Carlo Pagnano. Amarezza Leonardo da Vinci perché noi milanesi siamo maestri nel distruggere quello che abbiamo, anche la cultura che ci hanno lasciato i nostri predecessori. Molta superficialità che ha fatto gioco, ha avuto buon gioco anche su leggerezza di politici. E poi dirò subito che non sono affatto uno che ignora per partito preso coloro che sono venuti a Milano e spiegherò perché sono venuti a Milano. Ma non c'è dubbio che troppi politici, non essendo nati qui, quando, e non essendo cresciuti qui, quando sono venuti ad amministrare Milano per i motivi più vari, se ne sono innamorati, perché questa è una città che se uno soltanto la frequenta fa innamorare, però non avevano dentro lo spirito. Basti guardare, cioè, oggi Corso Garibaldi è adente, no? Una serie di, non voglio definirli imbecilli perché non lo erano, ma comunque di superficiali,
che si sono studiati una loro trasformazione della città, l'hanno ridotta in qualche cosa di incredibile. Corso Garibaldi, che si chiamava Contrada del Passetto, perché sì, fino al secolo scorso, perché lì era una passeggiata continua. Adesso, meno male che hanno fatto un'isola pedonale, ma è tutto fuorché una bella cosa. Con l'isola pedonale è migliorata molto. E pensate, lì a Corso Garibaldi c'è anche San Simpliciano, no? La Basilica. Basilica, e qui passo a spiegare perché non sono assolutamente nazista, ma, è il simbolo di Milano. No? Sant'Ambrogio, figlio di Romani, nasce in Germania, a Treviri, viene a fare il magistrato a Milano, si rompe le tasche, vuole andare a Genova, lo costringono, lo inducono o lo allettano, non lo sappiamo, a rimanere, e lì nascono in San Simpliciano, sotto Sant'Ambrogio, le scuole palatine. Le scuole palatine chi insegna? Sant'Agostino, che purtroppo oggi molti sacerdoti ricordano come padre della Chiesa. Non è vero, è mai stato nominato padre della Chiesa. Perché? Perché grosso studioso, grande personaggio, tunisino per tradurla in tempi odierni, un po' così come personaggio, che molla la famiglia, la moglie, i figli, viene a Milano e nei suoi studi alle scuole palatine insieme, lui teorizza la teoria della predestinazione, che invece la Chiesa Cattolica ha sempre negato, motivo per cui non ha mai fatto diventare padre della Chiesa Sant'Agostino. Però noi fin da tende Carlo Codega, come si diceva, siamo stati al centro di una immigrazione massiccia. Il motivo è molto semplice. Milano nasce, e qui le testimonianze scritte sono poche, però bisogna prendere una frase da un autore, una frase dall'altro, io vi ho citato quelli da cui ho tratto qualcosa. Milano, lo vedrete dopo quando ci sarà la proiezione nella saletta,